Amici di Moto.it, ciao a tutti dalla pista di motocross di Malpensa per una prova esclusiva, un'anteprima mondiale di una moto spettacolare. Sto parlando della Honda 450 RS Rally e vedete anche la struttura RS Moto Racing. Sapete, gli appassionati sanno chi la fa questa moto. La fa il team RS e abbiamo qua il patron della squadra, Simone Agazzi. Oh, grazie per questa esclusiva. Grazie a te. Ciao a tutti. Fatti vedere perché tu hai una passione incredibile. Sì, veramente. È da tanto tempo che avevo nel cassetto questo obiettivo. Ormai è 5 anni che ci sto lavorando. Abbiamo già sviluppato un modello. Infatti dico delle cose su Simone, ragazzi, perché ci sono i video delle moto che lui ha realizzato negli anni proprio sul canale YouTube. Tantissimi di voi l'hanno già viste, perché questa, diciamo che è la terza versione, il terzo step della moto. Allora, sì, dal prototipo questa è l'ultima versione, dal terzo step, che nel 2024 andremo in produzione, esatto. Andremo in commercializzazione. Anteprima 2024, Simone con le sue moto addirittura fece terzo all'Africa Race, perché è un gran pilota Simone Agazzi, oltre che proprietario di RS Moto, team manager della squadra sportiva. Squadra sportiva che ha già vinto quest'anno nell'Italiano Motorelli la Marathon con Giovanni Gritti, esatto, proprio con questa moto. Quindi moto campionessa italiana la versione 2023, però Giovanni ha sviluppato questa moto. Ma adesso vado di corsa, scusate la parlantina rapida, perché abbiamo Rodolfo Frascoli e voi direte cosa c'entra un designer top al mondo con una moto da rally. Vieni, vieni Rodolfo. Ciao, ciao Andrea, ciao, ciao. Ciao Rodolfo, perché il design di questa moto è tutto nuovo e l'ha studiato proprio Rodolfo. Esatto. Purtroppo ragazzi, adesso mi calmo un attimo, siamo nella pista di motocross di Malpensa, che è alle nostre spalle, gireremo qua, ma dietro c'è la pista degli aerei perché tu sei in partenza. Sono in partenza, per i tuoi progetti. A minuti. Quindi rubiamo pochi minuti a Rodolfo perché il design è tutto tuo e spiegacelo, perché se guardiamo il serbatoio, la zona anteriore soprattutto, ma anche la zona posteriore, è una moto da rally, quindi massima funzionalità, però tu hai abbinato la funzionalità con un design ricercatissimo. Certo, ma innanzitutto, come dici tu, cioè funzione, una moto da corsa deve innanzitutto avere l'obiettivo di vincere, quindi il design si deve assolutamente assecondare alle richieste dei piloti e dei meccanici, richieste dei piloti per quanto riguarda l'ergonomia, per quanto riguarda la posizione di guida, e dei meccanici che a fine tappa si devono lavorare sulla moto nella maniera più semplice possibile. Ricordo, facci vedere infatti cosa, quando sì, tu indichi anche la zona del serbatoio, cosa hai rifatto su questa moto? Ma allora, abbiamo innovato tantissimo in questa zona, però una premessa, abbiamo affrontato questo progetto come un progetto vero, no? Come una cosa un po' raffazzonata, abbiamo fatto concept sketch in 2D, abbiamo fatto io le superfici 3D e il modello in clay e poi la scansione. Tutto come si fa in un progetto vero. Confermo tutto, ti spoilero, adesso vediamo Simone che faccia farà, però mi mandavi intanto qualche foto, ho visto i lavori, ogni tanto, sì, ha ogni fatto tanto un lavoro pazzesco, come si fa su tutti i prototipi, esatto, delle moto in produzione. Sì, sì, e l'obiettivo era creare una moto visivamente più leggera rispetto a quella che aveva Simone in produzione prima, che era fondamentalmente una motocicletta, diciamo, tradizionale a livello di stance e di direzione, no? Questa è molto più veloce. Abbiamo innovato tantissimo in questa zona, quindi con una separazione tra serbatoio e i fianchetti laterali, che contengono anche benzina, chiaramente, e sappiamo che in una moto da rally la capacità del serbatoio è la cosa principale. Anche perché è un 450, ricordiamo 450. Che la moto da cui deriva la rally è una Honda 450 RX Red Moto, e infatti questa moto poi si troverà in vendita sui canali Red Moto, ma poi andiamo nel prezzo con Simone. Esatto. E quindi capienza incredibile, perché siamo a 29 litri in totale tra i due serbatoi anteriori e posteriori. Ma sembra snellissima. È snellissima. Siamo andati proprio al limite di tutte le tolleranze e abbiamo sfruttato tutti i volumi qua sotto, e una grossa differenza rispetto alla moto del 2022 è il taglio frontale, che le dà uno slancio incredibile. La moto fondamentalmente ha una flying line, una linea principale che è questa, che parte da questa zona del telaio e va fino al parafango interiore. Diciamo che moto da rally così belle potremmo definire la stella del 2024. La vediamo a EICMA? Sicuramente a EICMA, sia nello stand di Red Moto, che c'era anche l'anno scorso, però era molto prototipo l'anno scorso. L'anno scorso era coperta solo prototipo, infatti, non l'abbiamo evidenziata così tanto. Poi c'è una storia con me, Rodolfo. Diciamo che è stato amore a prima vista, ci siamo visti e mi ha raccontato di questa sua idea. E dopo un paio di settimane lo chiamo, dico: vieni Simone che c'è qualcosina. Lui è entrato, c'era il disegno in 1:1 di questa moto, no?
e subito, piaciuta subito. È nato l'amore, beh, sono bellissimo. Sono poco impressionabile io, perché sì. Ho pianto. Hai pianto? Ma Simone l'ho detto, è un appassionato, è un pilota, è un team manager. Guardate che struttura, poi parleremo della tua struttura perché è un punto di riferimento nel Motorelli ma anche nei rally africani. E vedete, come diceva Rodolfo, la silhouette magrissima e poi anche queste zone del serbatoio, questo è serbatoio, non è un fianchetto, non è un elemento di decoro, è proprio il serbatoio della moto e guardate come è raccordato, è un'opera d'arte, veramente una moto con un design incredibile. La grafica è sempre stata molto importante, sin dal primo bozzetto, con questa zona che sparisce, è nera, e crea quel motivo che ti dicevo prima, è fondamentale, ci siamo raccomandati sin dall'inizio di mantenere questo schema grafico. Ecco, Honda, quando l'ha vista, sì. Cosa ha detto di questa moto? Perché alla fine è una Honda RS Moto, ma è una Honda. Il commento di Honda, ha detto qualcosa, vi siete sentiti? Penso che si sta ancora prolungando nel tempo il commento. Sì, sono rimasti colpiti anche loro. Ci sono degli sviluppi, sì, molto. Ecco, quindi non diciamo di più, però ci credo, quando la vedete dal vivo è una moto che colpisce. Rodolfo, se ci hai detto tutto, noi ti lasciamo prendere il volo. Sì, direi che abbiamo detto tutto. Mi dispiace, purtroppo. Grazie Rodolfo. Grazie Andrea, grazie. Buon grazie volo. A tutti, grazie. Adesso c'è la parte tecnica con Sergio Pesenti. Ciao Sergio. Ciao, ciao. Che mi sono perso io un po' con gli aerei, però la base, l'Honda RX è ottima, è una Honda, però poi per fare i rally ci voglio tutta un'altra struttura. Da tutta l'esperienza precedente siamo riusciti a sviluppare, grazie anche a lui, che è il mio braccio, diciamo, tutto quello che serviva tecnicamente di nuovo. Il nuovo step. Allora, la differenza grossa tra il modello vecchio a questo qui è il serbatoio posteriore portante. È importante perché è portante. Perché è portante. Quindi cosa vuol dire portante? Tradotto, ragazzi, non c'è più il telaietto. Tutto il telaietto, la scatola filtro e tutto quello che c'era da qua andando indietro è stato eliminato e sostituito da questo serbatoio, che è uno solo. A differenza dell'altro modello che erano due serbatoi laterali. È uno solo, però vediamo che si sviluppa su due lati. Quindi, su due lati. Rifornimento a destra, poi c'è questo tubo che è lo sfiato, che finisce qua dietro, vedete, è lo sfiato del serbatoio, quindi anche ripartizione dei pesi equilibrata perché non è sul lato, si sviluppa più centrale. Molto bello. Poi guardate la staffa dello scarico che non è saldata, è tutto imbullonato. Questo anche nell'ottica delle gare, no? Sì. Semplicità di intervento. Assolutamente. Proprio perché non c'è la saldatura, è stata una cosa ore e ore di pensieri, di meditazione, seduto in parte alla moto per capire come poterla realizzare. No? Insieme a lui, io pensavo, lui realizzava, io ripensavo. Bravo Sergio, bel lavoro. Questo è stato il lavoro di gruppo del nostro team, che è stato molto affiatato. In questi 3 anni siamo riusciti ad ottenere questo sviluppo, arte, tecnica, pensieri. Però le modifiche strutturali alla moto, da dove dovete partire? Perché sono molto importanti, dai freni, i mozzi, i parastrappi della ruota posteriore. Sergio, raccontaci un po' come cambia rispetto alle muri. Allora, partiamo dalla cosa, diciamo, principale, che sono i serbatoi per avere una maggiore capienza di benzina. Questa moto ha 29 litri di benzina. Due serbatoi anteriori, come il modello vecchio, e uno posteriore completo. A differenza dell'anno scorso, del modello vecchio, ci sono due pompe benzina, una per il serbatoio posteriore e una per i serbatoi anteriori. Il comando è qui sulla destra, pompa anteriore e pompa posteriore. Perché avete raddoppiato le pompe? Allora, perché i serbatoi adesso sono separati, quindi si può decidere, diciamo, di consumare prima la benzina dietro e poi quella anteriore, mentre invece prima non era possibile gestire... Erano comunicanti. Esatto, erano comunicanti. O viceversa, non era possibile fare viceversa. E poi anche per avere una pompa benzina in più, che è sempre una sicurezza. Altra cosa che distingue le moto normali dalle rally è tutta la torre, la struttura qui davanti. Guardate com'è curata, sono piastre ricavate dal pieno queste. Esatto, sì, esattamente. STM. Fatta in Italia. Esatto, tutta la struttura, diciamo, che abbiamo mantenuto quella originale perché funziona bene, quindi... Siete testata in anni, esatto, bravissimi. Qua c'è la scatola dei fusibili che devono essere sempre a portata per sbrigarsela rapidamente. Qua c'è il porta roadbook, ragazzi, F2R, con, vedete, i due indicatori della riserva, immagino serbatoio posteriore, serbatoio anteriore. Esatto, spia pressione olio. E l'ICO. Nuovo. Che è il trip nuovo GPS. Questa è la novità. Quindi è il nuovo senza frusta. È il nuovo modello di ICO, nuovo GPS, che viene dato in dotazione con la moto. Poi, vediamo un po',
chiedo ancora a Sergio o a Simone che sei un pilota, ditemi voi, la pulsantiera qui è veramente ricca? Questa è la pulsantiera che serve per quando fai una Dakar e hai i ripetitori di segnale che si chiamano Speedo Cap o GPS, comandano quello che è il chilometro del GPS, mentre invece l'ICO viene spostato in questa posizione che è già prevista e abbiamo la pulsantiera di comando. Questo ICO, diciamo, viene utilizzato soprattutto per la velocità, quindi abbiamo tre strumenti, no? In aggiunta al roadbook cartaceo, e abbiamo già sviluppato anche una staffa per il nuovo roadbook elettronico che prevede il nuovo regolamento Dakar, okay, per la Rally 2 e la Rally GP. Quindi questa parte è relativa ai comandi della strumentazione, sì, rallistica. Sì. Qua invece vedo un blocchetto Honda. Questo è il comando originale della moto come esce di serie per il thrust control e per le varie mappature, cioè thrust control e varie mappature. Esatto, abbiamo tre mappe: motore, sì, spegnimento e il traction. Sulle mappe facciamo delle mappe dedicate alla rally che possono consumare un po' meno, perché il problema del consumo è molto importante soprattutto nelle dune, e quindi abbiamo una mappatura dedicata nella sabbia che c'è un consumo inferiore di benzina. Quindi non sono le mappe standard Honda, ma sono mappe standard, sì, rally, sviluppate, dedicate per un consumo inferiore. Poi qua, come diceva Sergio, c'è novità, il commutatore delle due varie pompe benzina, che ti dà la possibilità di svuotare il posteriore o gli anteriori, che è molto importante. Quando sei nelle dune comincia a svuotare gli anteriori per alleggerirla davanti e tenere tutto il peso indietro, e poi svuoti il posteriore dal momento in cui sei arrivato in, certo, riserva. Qui la parte di tecnica, ragazzi, sarà lunga, perché come vedete la moto costa tanto. Diciamolo subito quanto costa, Simone. La moto viene venduta a 25.990 IVA compresa. Finita. Se no, se avete un'Honda recente da enduro, potete anche comprare il kit. Esatto. RS Moto ve la trasforma. Il kit può essere montato dal modello 2021 fino al modello 2024. Questa verrà commercializzata comunque sul modello 2024. 24, infatti abbiamo già anche la frizione idraulica comodissima. Esatto. Manopole, poi cambiano anche le manopole da rally in spugna, e le modifiche poi ancora sostanziali, vi dicevo, i mozzi ruota. No? Vengono cambiate le ruote con dei mozzi ricavati dal pieno, dei raggi di uno spessore diverso, più importante, perché quando si fanno gare come la Dakar, come l'Africa Eco Race, la resistenza agli urti o qualsiasi cosa è molto importante. Tanto è vero, vedrete degli staffaggi in acciaio inox piuttosto che in alluminio, a discapito del peso, però ecco, è molto importante. Con una ruota posteriore col parastrappi. E poi è un'altra cosa importante. Rimango un attimo qua, Simone, nella zona anteriore, perché c'è un disco del freno molto più grande rispetto allo standard. Disco del freno Newfren 300 mm 300, di 300, sì, perché comunque essendo più pesante la moto ha bisogno di essere frenata all'esigenza, certo, del momento. Poi cupolino a sgancio rapido, si toglie in un attimo per poter intervenire sui fari a LED. Esatto. Fari a LED che sono sempre più importanti nei rally, perché tante volte si parte all'alba, la Dakar quasi sempre, e se sei un pilota privato che magari sogna una moto come questa, caro Sergio, può anche capitare che finisci tardi e arrivi al bivacco a mezzanotte. Quindi doppio faro fondamentale, e c'è un radiatore dell'olio con la sua griglia che è assente sulla moto standard, perché aumenta, sì, la capacità. Aumenta la capacità dell'olio del 50% in più rispetto all'originale. 50% in più? Sì, sì. Quindi passiamo da un chilo a un chilo e mezzo. È importantissimo nelle lunghe tappe della Dakar. Esatto. E abbiamo un serbatoio aggiuntivo dell'olio con rispettivo filtro dell'olio maggiorato. In alluminio anche lui? Alluminio, certo, ricavato. Bellissimo. Dal pieno, eccolo qui, con il sensore pressione olio. Ah, quello è il sensore? Questo qua è il sensore pressione olio con la spia sul cruscotto, diciamo. E poi il radiatore anteriore per il raffreddamento dell'impianto dell'olio. Parastrappi dalla ruota dietro, parastrappi dalla ruota posteriore. Abbiamo tanta cura, sul lato frizione il carter maggiorato STM, ricavato sempre dal pieno. E poi, già che siamo qua, facciamo vedere anche una bellissima protezione in fibra di carbonio, molto spessa. Quanto è spesso? È 6 mm. 6 mm? 6 mm. Pensate alle botte che prende questa povera moto, perché uno pensa al deserto, ma invece prendono delle pietre pazzesche. Sì. Scarico completo Arrow è rivisitato per questo tipo di moto. Bravo, facciamo vedere anche l'andamento. È importante il paramotore, perché l'andamento del collettore di scarico non c'entra niente con la moto da enduro. Esatto, a differenza di quella da enduro che resta tutto nella parte alta, questo qui è tutto nella parte bassa. La motivazione per non scaldare la motivazione per non scaldare i serbatoi e per lasciare spazio ai serbatoi, perché ovviamente nella moto da enduro il silenziatore è qui, e qui non c'è serbatoio, a differenza di queste qui. Sempre nella parte bassa del veicolo ci sono le pedane
e i pedali maggiorati rispetto a quelli originali per dare un maggiore comfort, perché ovviamente le gare di rally sono molto più lunghe, quindi bisogna avere una moto più confortevole, diciamo. Cambio, immagino che sia, essendo quello dell'RX, è un cambio da enduro 5 rapporti. Esatto. E come cambia la finale rispetto all'enduro? Allunghiamo molto la corona. Allora, su gare lunghe mettiamo una corona da 45, su gare molto veloci come la Dakar, per raggiungere velocità che vanno dai 170 ai 175. Caspita. Dipende dal... E che velocità di crociera può tenere una moto come con questa? Con un pignone da 14. Velocità di crociera 140. Ah, è tanto? 130-140, sì. Normalmente sì. In, diciamo, su terreni abbastanza piatti, non bucati, e con dei pericoli non importanti. Se no diventa comunque pericoloso. Certo. Invece per gare tipo Marocco, dove abbiamo percorsi un po' più tortuosi, un po' più sassosi, mettiamo una corona 47, sempre con un pignone da 14. E poi va sempre detto, dicevo prima, l'inquadramento di questa moto. Questa è una moto da rally, è una moto destinata ai piloti, con un occhio d'attenzione soprattutto ai piloti privati che sognano i rally. È una moto antagonista, così la facciamo capire bene a chi ci segue, no? Su certo. moto.it. È antagonista della KTM 450 Rally o della Fantic 450 Rally Factory. Siamo al top della produzione mondiale per chi vuole correre. Allora, sì, questo è chiaramente, noi l'abbiamo sviluppato per fare gare anche internazionali. Sì, per gente appassionata, ma anche per qualcuno che vuole fare un certo tipo di risultato, rimanere nei 20 dalla Dakar, io sono convinto che può farcela. Sì, la base Honda, poi sviluppata dal bravo Sergio, dal team RS, che nei rally è una garanzia, anche perché voi siete qua con questo camion, che non è per andare a fare l'aperitivo in centro a Milano, sarebbe molto bello anche farci l'aperitivo, un po' impegnativo, ma perché è un camion così grande? Cosa ci combini, Simone, con questa struttura? Allora, diciamo che era un altro sogno del cassetto, quello di dare all'Italia un servizio, perché non c'è, ai motociclisti che vogliono partecipare a gare tipo Marocco, tipo Dakar, tipo Africa Race, con una struttura importante, con un camion che, dedicato, che ti chiede anche l'organizzazione, perché la Dakar tu sei un po' obbligato ad andare con almeno un 4x4, se non un 6x6. Pertanto ho creato un servizio assistenza per chi vuol fare una Dakar o vuol fare un Africa Race, dedicato con questo camion, con tutta la struttura necessaria. Ed è molto importante, io l'ho seguito anche l'anno scorso, l'Africa Race, quando finite una tappa e siete completamente sfatti, arrivare, trovare una struttura già pronta per aiutarti, per sistemare la moto, è un, sì, è un servizio incredibile. È un toccasana. Ti cambia la gara. Perché c'è anche la categoria, la male, no? Malmoto. Bella, romantica, ma ho visto i ragazzi passare delle notti svegli, sì. Ed è veramente impegnativa. Diventa un po' meno romantico poi ripartire quando sei stanco. È molto meno romantico. Molto dopo. Meno romantico. La differenza da tutti gli altri poi la fa la nostra cucina, perché noi, rispetto agli altri che non hanno cucina, noi abbiamo sotto la nostra struttura anche una cucina italiana, che alla sera non è super. Male. In certi posti non italiani non trovi da mangiare così... È vero. Adesso, Simone, siamo a Malpensa, abbiamo parlato degli aerei, io adesso voglio fare un giretto, tanto la moto non è targata, però in pista posso andare a fare un giro a vedere come va. Io direi che spediamo Sergio in Marocco, perché si sta ancora disputando il rally in Marocco. Esatto. Quindi, Sergio, vai a seguire i piloti in Marocco della Honda, grazie mille. Ciao a tutti, grazie a te. Grazie, e facciamo venire qua una persona che ci racconta quando arriverà sul mercato. Perfetto. Il prezzo l'hai già detto, però ci dà un po' di informazioni commerciali. Assolutamente. Ed eccolo qua, chi sa tutto, lato commerciale. Ciao Michele, ciao Michele Berrera, ciao. Direttore commerciale di Red Moto, perché lo diciamo un'altra volta, sotto questa meraviglia c'è un'Honda RX 450 Red Moto. E Red Moto ci servi tu, Michele, per capire, adesso l'abbiamo descritta, magari uno si è infogliato sulla moto e credo che non sia neanche difficile, visto come è fatta, e vuol sapere dove trova le informazioni della Rally 450 RS. La trovi dopo la fiera sul nostro sito internet redmoto.it, ci saranno tutte le informazioni, tutte le caratteristiche tecniche, le foto e tutto quanto serve per conoscerla approfonditamente. Quindi 25,990. 25,990. Da quando? Adesso siamo a ottobre, tra poco c'è EICMA, quando è che si può comprare? Subito dopo la fiera. Michele, viene commercializzata come le moto della Honda, come una Transalp, o c'è un approccio diverso, allora, per una moto da corsa come questa? Come detto, la faremo vedere noi sul nostro sito e la Red Moto farà da collante nella commercializzazione della moto, che comunque è su esclusiva di RS Moto. Quindi noi facciamo tutta la parte, diciamo, di visibilità del prodotto e poi indirizziamo i nostri punti vendita
o il cliente finale direttamente su RS Moto. Anche i nostri punti vendita in Italia e in Europa potranno avere questa moto acquistandola da RS Moto. Anche perché, giusto quello che ha detto Michele, è un'esclusiva europea e mondiale. La Rally 450 RS Moto non è un prodotto per il mercato italiano, è una moto che Red Moto distribuisce in tutta Europa. Chiaramente è un prodotto molto racing, perché dalla moto enduro viene trasformata con un kit. Dopo il nostro servizio, qualsiasi cliente europeo, svizzero, spagnolo può comunque acquistarla tramite i canali di Red Moto direttamente da noi. Anche perché è un bel movimento quello dei rally che sta crescendo in tutta Europa, di piloti anche amatoriali, piloti veloci ma anche piloti che si avvicinano, e questo è uno strumento perfetto da guardare. Però adesso io vi saluto, vi ringrazio. Grazie Simone. Dai. Per questa creatura, questo tuo colpo di genio, di follia, fare una moto così bella con un design anche nel mondo dei rally. E grazie Michele. Grazie a voi. Per le informazioni. Bene. Ciao. Ciao a tutti. E noi entriamo in pista con la Rally 450. E dopo tante parole ragazzi, adesso siamo pronti per provare questo gioiello. Eccola qua, la RX 450 Rally 2024. Già il ponte di comando è una meraviglia, ammortizzatore di sterzo montato, pompa settata sul serbatoio anteriore, e si parte. Abbiamo i serbatoi pieni a metà, quindi in totale circa 10 litri davanti e 3-4 dietro. Ho tenuto il fiato in primi istanti, è una moto equilibratissima, anche il volo, motore incredibile, già l'RX 450 di serie ha una schiena, vediamo sui salti, sembra di guidare una moto da cross, chiudete i doppi col pensiero, veramente grande lavoro sulle sospensioni con le molle più rigide, altro panettone, e siamo di là, adesso S stretta, vediamo come si comporta qui. Appoggio riempito di sabbia, ci entriamo dentro, sfondiamo, via salto! È veramente una moto con un grande equilibrio! Qui un pelo corto, altro palettone! Qui invece un pelo lungo, stavo andando nell'appoggio! Doppietto! La forcella è incredibile, ammortizza di tutto! Frizione idraulica un po' dura, ma precisissima nello stacco! Altro panettone e siamo di là, entriamo nella parte finale del bellissimo tracciato di Malpensa, salita, scollino, e adesso qua c'è la parte con le nuove whoops, eccole, e poi uno dei salti in discesa più storici di Malpensa. Guardate quanto si vola qua! Che moto ragazzi! Bellissima! Adesso andiamo da Luca che mi aspetta! Luca mi diceva taglia, taglia, volevo fare una carezza prima perché... Ragazzi, io sono un po' un romantico, un nostalgico, per me la moto è qualcosa che ha un'anima, ma non perché il pezzo di ferro abbia un'anima lui stesso, ma perché chi l'ha fatta ci ha messo l'anima, il cuore, la passione. Avete sentito oggi Rodolfo, che è il designer, come gli brillavano gli occhi, poi Simone che ha messo in piedi tutta questa struttura per la passione sua e anche per portare gli appassionati che possono permetterselo e i piloti a correre in Africa. È stata una bellissima esperienza, io li ringrazio ancora perché avere l'opportunità di provare una moto in anteprima mondiale
mi dà sempre una soddisfazione incredibile e spero di trasmetterla a voi che ci guardate da casa, perché è una moto veramente azzeccata, c'è tanto lavoro dietro, sono anni e anni di sviluppo da parte del team che corre alla Dakar, che è andato a podio all'Africa Race con lo stesso team manager Simone Agazzi, e qui il risultato si vede. Ho provato a raccontarvela un po' in questo giro a Malpensa. Non è una moto da cross, però i piloti dakariani o dell'Africa Race si allenano durante l'inverno, prima della gara, proprio nelle piste di motocross per fare tanto fiato e girano con i serbatoi pieni. Ecco, la cosa meravigliosa è che avranno la fortuna di divertirsi anche dentro la pista di motocross, perché c'è un lavoro che prima forse non è emerso in tutta la sua pienezza, ma le sospensioni, è vero che la base è un RX 450 del 2024, adesso scendo dalla moto, però è stato fatto un lavoro molto importante a livello di sospensioni, molle più sostenute sia davanti che dietro, perché considerate che la moto comunque non pesa come la RX da enduro, che siamo circa 110-115 kg, qua siamo sui 140 kg a secco, e poi con la benzina si salirà probabilmente sui 160-170 kg. Quindi è una motona, e sembra quasi, come poi sentirete poi in un commento tra poco, una piccola Africa Twin. Piccola perché è molto compatta. Venendo all'ergonomia, si guida benissimo in piedi è perfetta e stretta, potete avanzare con le ginocchia sul serbatoio, qua era stremato come la versione da enduro, soltanto le pance qua, dove ci sono gli sfoghi dell'aria, portano un po' a cozzare contro le ginocchia nella guida molto avanzata. Alle prime ti disorienta un minimo questo incavo nel serbatoio, poi ti abitui e allarghi appena appena il ginocchio per stare al suo esterno. Quindi è soltanto questione di abitudine. Pedane molto larghe, presa ottima, e poi c'è la resa che ti conquista, la resa complessiva della moto, perché è facile, è equilibrata, frenata potentissima, è già potente di serie con l'impianto Nissin, col disco da 300 diventa veramente potentissima. D'altra parte, con i rapporti lunghi, l'ha detto anche Simone, è una moto che può viaggiare a 170-180 all'ora sulle piste del deserto. Il motore ha le mappature dedicate all'utilizzo da rally, ma la cosa più bella è che il rapporto è un po' più lungo. Scarico con questo collettore che corre basso e lo scarico libero da rally, danno una pienezza ai bassi che sembra veramente un bicilindrico. Non strappa mai, l'on-off non c'è, l'iniezione è molto pronta, quindi l'erogazione del motore è meravigliosa. Frizione idraulica, tanti la volevano, sappiate che è appena appena più dura di quella a cavo, tipica delle Honda da cross, però ha un rendimento costante, mentre quella a cavo, ad esempio nella sabbia, tendeva a gonfiarsi un po' e prendeva gioco la leva. In questo caso non c'è più gioco, c'è un comando appena duro. Moto fantastica, devo fare i complimenti al team RS Moto, adesso non mi sentono, sono qua da solo. È una moto curata nel dettaglio, avete visto anche i carter prima, il serbatoio dell'olio sotto la sella, il radiatore, è una moto veramente fatta bene, costa tanto, però per chi vuol correre nei rally, anche da privato, da amatore, diciamo che è una delle offerte sicuramente più interessanti sul mercato. Se invece non volete correre nei rally, ma vi è piaciuta, è anche una moto molto bella da avere nel box di casa. Adesso però, prima di salutarvi, vi faccio una sorpresa, perché la faccio commentare a un amico di Moto.it che tra poco con lei farà una corsa molto molto importante. Vediamo chi è. Eccolo qua, c'è Marco Aurelio Fontana, il nostro olimpionico delle bici, ma soprattutto ormai, quella è acqua passata Marco, importante, ma acqua passata, è il nostro pilota delle moto, ha corso la 6 giorni con Moto.it insieme a Daimone, a Giovanni, proprio con la Honda, e adesso con la Honda però sei pronto per un'avventura incredibile. Che ci fai qua e qual è questa avventura, Marco? L'avventura è l'Africa Eco Race. Come tanti di voi lettori sapranno, ci sono due gare nel deserto importanti. Una è la Dakar e una è la vecchia Dakar. No? Quella più romantica. L'Africa Eco Race è da romantici. Io sono un signore, a me piacciono queste gare. Poi sai che ho sempre avuto il sogno della Dakar, te l'ho raccontato da quando... Che noi ci conosciamo da quando avevamo i capelli neri. Nel 2012, sì, scherzo, ti sono venuti bianchi anche te. Nel 2012, come ero un ragazzino, correva in bici, faceva le Olimpiadi, vinceva pure... Voglio fare la Dakar, io pensavo questo è pazzo, qua con le biciclette la Dakar tanto si capotta subito. Invece oggi era qua a girare con la moto e quella è la sorpresa, correrai con questa? Sì, correrò con questa, quindi il 4,5 che arriva di Honda, che arriva da Red Moto e viene trasformata da rally appunto da Agazzi, come avete sicuramente già spiegato tutto nel video. Io correrò appunto con Honda, che è il mio main sponsor, e con Simone, con Agazzi, RS Moto mi farà l'assistenza. Quindi il mio progetto, il mio sogno piano piano si sta avverando, e quello che voglio fare io è allenarmi per cercare di andare il meglio possibile. No, ho vinto il Rally di Sardegna l'anno scorso, quest'anno secondo, e comunque mi piace essere un po' competitivo, quindi voglio affrontare questa sfida provando a fare bene, insomma. Sì, infatti allo Swank Rally si è comportato benissimo, però oggi è stata la tua prima presa di contatto, anche la mia, con questa moto. Cosa mi dici della RX Rally 450 di Simone? Dico una cosa che sicuramente non avrei detto tu.
prendetela bene. Sai che per me è una sorta di Africa Twin divise per due? Cioè, ovviamente arriva dalla moto da cross, dalla moto da enduro, giusto? E questo l'abbiamo già raccontato. Ovviamente ha il motore del 4,5, quindi va forte, è comoda, è morbida, eccetera. Ma si guida, secondo me, come una moto grossa ma leggera. Cioè, comunque, queste pance qui ci sono e sono il serbatoio. Non danno noia come peso, ma hanno un ingombro che va sfruttato nella maniera migliore. Quindi, secondo me, è una moto che va guidata tanto sulle pedane. Abbiamo girato su una pista da cross, che è il Ciglione della Malpensa, che non è una pista facile, insomma, è una pista... Una pistone. E la cosa incredibile è come riesci a fare dei corti e la moto sta dritta, come la moto va di traverso e la riprendi. A livello di sospensioni è incredibile, a livello di bilanciamento è incredibile. Secondo me, questo è solo il primo contatto, non va troppo aggredita da crossista, proprio perché bisogna un pochettino guidarla tanto sulle pedane, secondo me, però fantastico. Anche perché poi va guidata con 29 litri di benzina, quindi un'altra distribuzione dei pesi. Marco, senti, in bocca al lupo, ti seguiamo anche questa volta su moto.it. Sì. E io vi saluto, ragazzi, commentate qua sotto sul canale YouTube, iscrivetevi e buon rally a tutti. Bella e bellissima, mandare fa paura. Ciao.